Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella Senabi, io sono Andrace, oggi siamo su Farming Simulator, una nuova puntata. Oggi, nello scorso episodio, abbiamo trebbiato tutto in imballato, infatti i campi sono pronti di nuovo per la semina. E io volevo comprare la semina nuova, questa qua, che costa 52.000. Perciò venderei un po' di raccolto e ce lo compriamo. Allora, il rimorchietto è qui. Tacchete. Ok, ora dove riempio la roba? Ah, che lo so io come si fa a riempire. Aspettate. Allora, dentro questi cosi c'è. Esatto. Però ci dovrebbe essere anche quello che sputa. Infatti è di qua. Ok, perfetto. Però si può fare anche con la pala, poi ci si mette di più. Via. Allora, quindi si è detto che è lì dietro. Eccola qui. Il frumento. Visto che ne abbiamo un sacco. Cioè, oddio, si poteva fare la colza. Aspetta, aspetta. Vai a aprire la grata qui. Ok. La colza è meglio. Colza, colza. Sì, se avanza anche dindino si compra qualcosina. Ok, guardate qui. Come si riempie bene. Ora la colza si va a vendere in compagnia di trasporto. 1187. O l'RKV. Che non so più dov'è. Deposito merci, caldamento, RLV, ah lì BGA. Ok, 32.000 di colza. Un appositatore più veloce, ma ci arriveremo. Ragazzi, non so che è successo, ma sono rimasto così. Non è da poco? Cioè, ci vuole impegno. Arriva qui. Questo episodio è già qui fail, già subito la prima. Non so com'è successo, ma potevo andare a farlo lì alla curva e pum! Rimasto bloccato. Che c'è quell'avvallamento. Meglio così non potevo fare. Io buono, vai, vai. Tiri un'altra. Ce la fa ora. Olè. Olè, salto e si riparte. Sono arrivato. Faccio i soldi. Tenghi tutta sua la colza. Eccoli lì, big money, sì. Di più. La madonna, sono troppi, non ne voglio più. Via. Olè. Vi risparmio il viaggio di ritorno. Ora dovrò andare a prendere il Deus che è rimasto di laggiù dove c'è le mucche, lì a destra, perché l'altra volta abbiamo caricato quelle rotoballe. Ed è rimasto lì. Non siamo a Londra, ma va bene. Stavolta non faccio il giro. Girati tutto. Voilà. Sali, sali, sali. Le nuvolo. Le nuvolo. Passiamo sopra. Siamo arrivati. Voilà. Questo lo mettiamo sì, di nuovo lì. Non ci dà noi, tanto per ora non si usa perché c'è nulla da raccogliere.
almeno se piove è al coperto. Eccolo Videos, in questo carretto del cavolo. Lo lascerei qui se compriamo la semina. Voilà, con 27.000 euro siamo ricchi, siamo molto ricchi. Allora andiamo di qua, andiamo di qua. Ora vi risparmio il viaggio, sennò questo episodio diventa tutto un viaggio, diventa. Abbiamo la semina, guardate com'è bellina. Intanto vi faccio vedere, ho messo delle nuove mod. Ho messo un trattore nuovo, a parte quello, cioè già questi fan qua, che costano anche poco, quindi volendo si possono cambiare. Non hanno molta potenza, però sono utili secondo me ora. E poi cosa ho messo? Questo strippone qua, cioè questo coltivatore qua. E poi ho messo qualcos'altro. Porca vacca, come lo ricordo. Il trattore. Ah, e questo per le balle. Casomai, come sono tante, me le metto da una parte e poi, senza registrare, me le raccatto tutte. E poi questa che la conoscete tutti, è la Kron che c'è, che ha vinto il mod contest di Farming Simulator 2015, che è fatta veramente da Dio, e la proveremo. Costa un pochino, la proveremo. Ora direi di iniziare la semina. Allora, seminiamo questo o quell'altro. Tanto vanno seminare tutte e due. Allora, farei colza e orzo. Mi sono indeciso. Qui, qua facciamo la colza, vai. La apriamo. Accendiamo e via. Zacchete, guardate là come coltiva e semina. Cosa molto molto bella. Zacchete. Ora questo campo sarà molto grosso. Intanto mentre faccio un giretto mettete un bel pollice in su. E ogni volta che raggiungiamo i 20 like uscirà un nuovo video di Farming Simulator. Quindi spolliciate. Voglio vedere in quanti siete, dai. Non è che derapata. Ok, vedete che è fantastica questa semina, perché fa due operazioni in uno. Un po' mi dispiace, non coltivare prima e poi dopo seminare. Casomai in un futuro, quando ci prende bene, lo si fa. Per ora ci servono un po' di soldi, e i soldi non guastano mai. Anche io vorrei fare le mucche, cioè iniziare le mucche, ma le mucche e non ci sanno. Non ho più l'overlay, ma mi sa che l'ho disattivato. Dico, ieri provavo delle cose su una mappa molto bella che è uscita, però non funziona. Ho disattivato un po' di mod per vedere se erano qualche mod in conflitto, ma è un problema della mappa, purtroppo. Però anche questa è fatta da Dio. Piccolina, ben fatta, e ci si lavora bene. Poi questa è stata scaricata anche la mod per piazzare le stalle per i vitelli e i maiali. Casomai se troviamo un campo grosso lo compriamo e ce li piazziamo sopra. Okay.
ho tutta la mia tattica per preparare il terreno senza l'erba e si vede. Ok, avete visto com'è agile il trattore girando, tornando indietro, no? È incredibile. Guardate. Hop. Tac. Favoloso. Ok, quasi finito. Mettete 2 minuti neanche. E l'altro penso che lo farò a telecamere spente, tanto. E questa è la situazione. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere nerding puro, ovvero non vado avanti da me a telecamere spente e vi lascio tutto, o vado un pochino avanti e quando faccio le cose più belle può essere tipo, non so, cominciare l'allevamento, nuovi macchinari così, aspetto di registrare e lo facciamo insieme. Dovete far sapere che così mi organizzo meglio. Casomai quando non so cosa fare mi metto qui e faccio qualcosina. Intanto abbiamo finito anche il campo 2. Vedrebbe, casomai nel prossimo episodio possiamo fare un po' di insilate con l'erba. Il problema è che c'è in questa mappa una mod molto carina, ma molto da capire, da capire. Che si chiama Silo, no, Silos Extend lì, per l'insilato, che è un po' complicata. È partito, a posto. Partito, potete vedere, va. Ora gli aumentiamo un po' di velocità. Vediamo se così cambia o farà casino. Oh no, segue. Boh, faccia quello che gli pare, insomma, basta che semina. E beh ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo i like e il commentino per darmi una mano, per così facciamo più episodi un po' più carini. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!